Location un po' insolita questa per i video di IFA qui a Berlino, ma siamo riusciti a ottenere un nuovissimo Honor Magic V20 e non possiamo che raccontarvelo in questo breve video. Il dispositivo è stato lanciato insieme al V-Pulse, smartphone che introduce l'azienda all'interno di una nuova categoria di prodotto, quella dei flip phone. Questo invece è il successore di Honor Magic VS, dell'ottimo Magic VS, una delle migliori proposte della categoria dei foldable arrivate in Italia. I due smartphone rappresentano per la fine 2023 l'intera lineup di foldable flagship di Honor. Magic V2 si caratterizza assolutamente per il suo design racchiuso in soli 231 grammi e con uno spessore di soli 9,9 mm, i numeri che lo rendono il più sottile e leggero mai presentato da Honor e in assoluto fra gli smartphone foldable con questo formato più leggeri e in assoluto, soprattutto se si considerano le dimensioni dei due display. Nonostante ciò, al suo interno presenta comunque una batteria da 5000 mAh, numero certamente molto interessante per i canoni di questa categoria, ricaricabile fino a 66 watt con il caricabatterie che viene fornito in dotazione, ci tiene a precisare Honor. Questi numeri sono possibili grazie alla cerniera in titanio che non solo è leggera, ma garantisce anche maggiore robustezza e durata per quanto riguarda il meccanismo di apertura e chiusura, che qui è senza gap visibili fra una faccia e l'altra. La cerniera può resistere, dati ufficiali alla mano, difficili da confermare, fino a 400.000 piegature o per ben 10 anni con una media di 100 piegature al giorno. Il form factor è quello tipico dei foldable top di gamma, come abbiamo visto con Magic VS, a prescindere dalle dimensioni che sono leggermente differenti. Quindi troviamo due esperienze d'uso in un solo dispositivo. Quella tipica di uno smartphone tradizionale quando il dispositivo è chiuso, mentre a dispositivo aperto ci si trova di fronte a un enorme pannello AMOLED LTPO da 7,92 pollici a 120 Hz, che possono essere configurati a 60, 90 o appunto al massimo a 120 Hz. Questo display può essere paragonato come esperienza d'uso a quello di un tablet di piccole dimensioni e in questa modalità lo smartphone è spesso solo 4,7 mm. Il display esterno invece è da 6,43 pollici con un rapporto di aspetto di 20 noni, quindi decisamente più utilizzabile a nostro avviso rispetto ad altri modelli dello stesso segmento di mercato, soprattutto perché è più largo e quindi più facile da scrivere con la tastiera virtuale integrata. Caratteristica sua peculiare del display esterno è la possibilità di spingersi fino a 2500 nit per un uso sotto la luce del sole che è totale praticamente, mentre il display interno si ferma a un comunque ottimo traguardo per display di questa categoria flessibili di 1600 nit. Lato fotografico abbiamo tre moduli al posteriore con una principale da 50 megapixel con obiettivo f1.9 stabilizzato otticamente. Viene abbinato poi a una fotocamera ultra wide da 50 megapixel con obiettivo f2.0 e un teleobiettivo da 20 megapixel con stabilizzazione ottica integrata. Ci sono due fotocamere frontali, una da 16 megapixel integrata nel display interno, l'altra anch'essa da 16 megapixel che invece è integrata nel display interno nella faccia destra. Lo smartphone poi supporta l'intelligenza artificiale per le foto, per l'elaborazione delle foto in tempo reale, può sfruttare la cerniera con diverse angolazioni per usare lo smartphone come se fosse appoggiato su una sorta di cavalletto e la cerniera supporta veramente un range di angolazioni che è fra i migliori in questo specifico segmento di mercato. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 raffreddato con un articolato sistema di dissipazione a camera di vapore ultra sottile grafite e lamina di rame, processore che alimenta il primo avvio Android 13 personalizzato con la Magic UI.
La personalizzazione grafica di Honor viene personalizzata per la forma pieghevole con diverse funzionalità, fra cui delle comodissime gesture che migliorano notevolmente l'esperienza d'uso del terminale in multitasking e in varie modalità in multifinestra. Al momento in cui registriamo questo video non conosciamo i dettagli relativamente ai tagli di memoria in cui sarà venduto o i prezzi per i mercati europei o italiano. Sappiamo solo che lo smartphone dovrebbe arrivare sul nostro mercato nei primi mesi del 2024.